i movimenti femministi, cioè, naturalmente sono legati alla sinistra e quindi anche a una politica filo palestinese. È una cosa che si può capire, anche se la realtà nel Medio Oriente è molto più complessa e si deve prendere in considerazione anche tanti altri legami politici, forze che sono coinvolte. Tanti di noi, e tante, il 7 ottobre costituisce una svolta radicale di quello che abbiamo pensato prima. Quindi è cambiato molto anche tra noi che sono della sinistra, che abbiamo sempre sostenuto il processo di pacificazione, però adesso è molto più difficile